vetri colori svolazzanti da finestre e balconi e niente inni cantati a squarciagola prima di un fischio d'inizio gara. Quest'anno, ai mondiali di Russia che inizieranno a giugno del 2018, la nazionale italiana di calcio non ci andrà. Una disfatta pesante che costringe gli irriducibili tifosi biancazzurri a trovarsi qualcos'altro da fare per dimenticare l'onta di quello 0-0 al San Siro di Milano o a scegliersi una nazionale adottiva da sostenere l'estate prossima. A meno che non si concretizzi l'ipotesi di un clamoroso ripescaggio a seguito di una possibile esclusione del Perù dal più atteso evento calcistico per una proposta di legge di una deputata andina che, cozzando con l'articolo 7 del regolamento ufficiale della FIFA, causerebbe l'esclusione della nazionale peruviana dai mondiali del 2018, lasciando così un possibile posto libero all'Italia. Ma per ora, appunto, solo un'ipotesi, perché la realtà dei fatti è che Buffon e company quest'anno avranno vacanze più lunghe. E gli italiani orfani di nazionale, quest'estate come se la passeranno? Lo abbiamo chiesto ai telespettatori che abbiamo incontrato nel corso di questa nuova puntata di Voce di Popolo. Sentiamo cosa hanno detto. Lei cosa pensa del fatto che l'Italia è stata esclusa dai mondiali di Russia? Non mi interessa proprio, guardi. Seguite le partite? No, ci stanno cose più importanti. Forse gli italiani adesso, senza il calcio per la testa, rifletteranno un attimino sulla situazione in cui siamo arrivati. Avranno tempo disponibile. Perché se la merita. Non ho parole proprio. C'era rimasto solo quello in Italia. Abbiamo perso anche quello, abbiamo perso tutto. Ma lei li seguirà comunque questi mondiali? Ma sì e no. Diciamo, cioè non c'è più interesse. No, come? Mi spiace più che altro per il fatto che comunque è un evento che insomma ci unisce un po' tutti, quindi ci ritroviamo a casa, ci divertiamo, giochiamo, ridiamo, scherziamo. Quindi ti leva anche un pochino quella gioia di condividere un momento, ma al di là del fatto che noi non siamo assolutamente fan del calcio, però insomma un pochino ti leva, no? Schifezza. Guarda, io di calcio proprio non... Niente. Non seguo per niente il calcio, quindi non mi interessa proprio minimamente. Mi dispiace. Cioè, non è tanto convinta. No, non è che me ne importi granché, sinceramente, però se vogliamo fare i patriottici un pochino mi dispiace, va bene, sì. Si ride e basta. Esatto, vorrei preferire non esprimermi a riguardo, se no... Ecco, direi cose abbastanza brutte. È stato ottimo, meno male che siamo a casa, così non facciamo brutte figure più del PIL. Ecco, non abbiamo problemi meno da pensare. Guarda, non mi interessa proprio. Guarda, io non ho parole come si fa quest'estate a stare senza mondiali. Stare senza mondiali, vedere i mondiali e non vedere l'Italia, perché... Non lo so, guarda, non ho proprio parole, no. È quasi da piangere. No, ho pianto quando ho visto la partita che è finita 0-0 e 1-0 all'andata. Bene così. Problema loro. Non ci interessiamo di questo. Con tutti i soldi che prendono si devono qualificare per forza. Non seguo il calcio, ma sinceramente sono molto deluso. Un po' vergognoso. Una grossa delusione, sono sincero. Perché? Io tengo particolarmente al calcio, quindi è una cosa che mi ha lasciato, è un po' un patriottismo. Secondo me per l'Italia mancare il mondiale è come dire, se manca la pizza a Napoli, ecco. È meglio non parlarne. Ci dispiace, nel resto no. Sì, però, mi dispiace però. Cosa pensi? Praticamente tutto. Il CT Ventura andava eliminato già prima. E poi i giocatori sono abbastanza... ben pagati, quindi possono farne a meno di andare ai mondiali. Che li pagano troppi. E quindi non avevano voglia di giocarsela fino in fondo? Stanno bene così. C'ho piacere, diciamo. Perché? Ha giocato male. Abbiamo fatto schifo. Ti farà per qualche nazionale adottiva? Ma no.
No, non mi interessa il calcio, cioè proprio perché c'è questo giro di miliardi dietro. No, sinceramente no, non ho particolari preferenze per altre squadre, diciamo, europee, extraeuropee, quindi no, veramente sarà un periodo di lutto, sono sincero. Assolutamente sì. Quale sarà la sua nazionale adottiva? Argentina. Forse l'Islanda, perché quando ho visto gli europei mi è piaciuto il suo progresso a livello di calcistico e anche coinvolgimento del pubblico, ecco. Per chi farà il calcio più bello e spettacolare, dove bisogna correre e impegnarsi, come nelle cose della vita. Brasile, andiamo per Brasile, anche se ce l'ha tutti i giovani, dai, puntiamo Brasile. In Napoli. No, ma per i mondiali, Napoli. Sempre Napoli. L'Argentina, l'Argentina, per Maradona, che noi siamo napoletani. E quindi sempre lì ritorniamo. Sempre là andiamo. Argentina. Forse proprio per la Svezia. Per il Camerun. E qui invece? Mi associo anch'io. Lei ai giocatori cosa direbbe? Che noi per guadagnare qualche lira, cioè qualche euro, dobbiamo sudare parecchio in confronto a loro. Quindi dovrebbero imparare anche loro a guadagnarsi da vivere? Più o meno sì. Non rischiano la vita, non rischiano niente, quando sono stanchi si siedono o si fanno del cambio. Mi sembra un po' troppo per quello che prendono. 20 milioni di euro, non giocano, ma che stanno a fare? Io non, sinceramente parlando, devono lavorare, non devono guadagnare dei soldi pure, abbastanza pure, ma devono anche rendere, se no che 20 anni, 10 anni di lavoro, mi ammala, a gamba stirata, 4 mesi, l'operaio, 1200 euro al mese, stiamo scherzando, no, giocatori stop, mi meraviglio chi va a vedere le partite. Mi meraviglio. Dovrebbero mettere i calciatori a pane e acqua. Ok? Siamo d'accordo? Credo che siamo tutti d'accordo. Ogni rincorre, ogni pallone, Benji lo segue con attenzione. E questa sfida senza vincenti, fai dei ragazzi felici e contenti. Ma secondo lei la colpa di chi è stata, se c'è stata una colpa? Secondo me dell'allenatore, prima di tutto dell'allenatore, poi i giocatori, secondo me che non l'hanno seguito, insomma. Tutto hanno sbagliato, da come hanno preso sotto gamba la partita al suo schema di gioco, tutto. Ma la Svezia secondo lei era così forte poi? No, mai. La Svezia è una squadra che contro l'Italia almeno dovevamo vincere 2-0 senza problemi. La colpa non deve essere data solo all'allenatore, ecco, ci deve essere un po' di concorso di colpa in poche parole. Anche colpa dei giocatori. Comunque la maggior parte, io penso, secondo me è per l'allenatore, come ha visto, anche perché sono napoletano, non ha fatto giocare a Insigne. Cosa è mancato secondo te? Sicuramente la squadra. Ha sbagliato tutto Ventura perché la formazione non l'ha fatta assolutamente bene, escludendo appunto Insigne. L'allenatore. La nazionale d'Italia è cambiata da 2-3 anni, questo si vede. Secondo me sono stati tanti cambi di allenatori, di giocatori. Ventura non ha funzionato. Solo ed esclusivamente colpa sua? Sì. Allenatore in campo, bisogna modificare le posizioni dei giocatori, tutto quanto. Bisogna fare le mosse giuste, no, cambi giusti, lasciare Insigne in panchina. Non abbiamo un ricambio a livello di giocatori. A parte il tecnico, l'allenatore, ma il problema di base è proprio che siano i giocatori. Che l'Italia ha avuto sempre una tradizione di grande successo a livello internazionale, però questo sono diversi anni che ci troviamo in un periodo di negativo per quanto riguarda la qualità, parliamo di giocatori italiani. E penso che questo sia da attribuirsi al fatto che le squadre di Serie A, parlando di Serie A, privilegiano i giocatori gli stranieri che vengono dall'estero, mentre invece dovrebbero battere più sul vivaio locale. Un po' tutte e due, dai, giocatore e allenatore. Cosa è mancato secondo lei? Oh, è mancato tutto, la squadra, allenatore. Secondo me è tutto il sistema che c'è adesso nel calcio italiano. Mentre prima le squadre più grandi, diciamo, avevano tutti i giocatori italiani e un allenatore della nazionale poteva
scegliere tra questi giocatori più forti. Prima c'era il gruppo della Juve, c'è stato il gruppo del Milan, c'è stato il gruppo dell'Inter. Se nella Juve non gioca più un italiano, se nel Milan non gioca più un italiano, se nell'Inter non gioca più un italiano, l'allenatore che fa la nazionale dove va a prendere i giocatori? Se abbiamo tutti stranieri in Italia? Ma secondo me un po' l'allenatore che comunque non ha messo dentro in alcuni momenti delle persone giuste tipo Insigne e quant'altro, insomma, quindi secondo me, ecco, un lavoro di team, un allenatore deve capire qual è, insomma, la, come dire, la cartuccia giusta da sparare al momento giusto. Non puoi lasciare una squadra che soffre e la continui a far soffrire, devi tirare fuori la sofferenza e mettere dentro qualcosa di più fresco, una persona comunque che non ha giocato 90 minuti o comunque 70-80 minuti, quindi là secondo me l'errore è proprio di Ventura. Secondo voi ci potrà essere davvero questo ripescaggio di cui si è parlato? Insomma, se ci fosse questo ripescaggio, l'Italia se lo meriterebbe o no, secondo voi? Io, secondo me, come italiano preferirei andare ai mondiali, però non se lo merita, perché hanno sbagliato a prendere proprio l'allenatore, secondo me. Sarebbe una buona opportunità per riscattare l'opportunità mancata, ecco, questo sicuramente. Speriamo in un ripescaggio e speriamo in un allenatore almeno decente che riesca a far giocare bene la squadra. Sarebbe un miracolo. La possiamo ancora giocare in quel caso? Insomma, sì, almeno partecipiamo. Speriamo. Sarei contrario. Secondo lei non hanno vinto? Sarei contrario. Che cosa si farà quest'estate? Non lo so, andremo al mare, ci prenderemo una bronzatura in vacanza, però sicuramente con un altro tono, o perlomeno partiremo, per chi parte ad agosto, diciamo, partirà con quel senso di amarezza. Noi proprio siamo finiti, passiamo a casa a guardare... Cosa guarderete quest'estate? Guarderemo cartoni animati. Guarda, veramente... Proprio le persone che meno guarderanno il calcio tu le trovate oggi in questo supermercato. Penso le uniche in Italia, credo. Momento, ma il calcio veramente, cioè con tutto il cuore, ma al di là di fare le rosticine e guardarci la partita. Allora facciamo così, il giocatore che vi piace di più esteticamente, il più carino della nazionale, almeno questo me lo potete dire. Neanche questo. Due in calcio abbiamo preso oggi, guarda, come voto. Tabellina per il calcio o due? Rimandate ai prossimi mondiali, va? Ma nemmeno, guarda, veramente, scusateci tanto. Beh, insomma, lo avete sentito. In attesa di questo agognato ripescaggio della FIFA potremmo cercare intanto di scegliere una nazionale adottiva, oppure provare a darci all'ippica, oppure tentare con il moto mondiale e la Formula 1. Magari lì avremo un po' più fortuna. Mama, don't cry. Mama.